Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di tre azioni nascoste nel mercato azionario che servono per massimizzare i profitti dei nostri portafogli. Analizzeremo infatti insieme tre aziende non a grandissima capitalizzazione che forse non molti conoscono, ma che hanno dei potenziali davvero molto incredibili. Ma prima di iniziare, ragazzi, e di vedere insieme quali sono queste tre aziende, quali sono le loro potenzialità e i loro sviluppi futuri, vi chiedo come sempre, visto che questi video per essere realizzati necessitano di tanto studio, per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per darmi supporto al canale, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ricordo che il contenuto di questi video è sempre realizzato a scopo puramente educativo e pertanto non rappresenta alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire quali sono queste tre azioni in realtà che sta andando ad analizzare e ad acquistare il fondo di ARK Invest, che è uno dei fondi migliori al mondo in questo periodo. Il popolare investitore in crescita, infatti, stiamo parlando del fondo di ARK Invest, gestito come CEO da Katie Wood, ha appena acquistato una delle maggiori aziende che in realtà sono state in calo nel corso di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, e altri due titoli che sono letteralmente crollati nell'ultimo anno, ma che a mio modesto parere, ragazzi, hanno delle prospettive molto interessanti. Katie Wood, infatti, non sembra riuscire a mettere insieme anni di successo consecutivi. La cofondatrice e CEO di ARK Invest è diventata una rockstar tra gli investitori aggressivi in crescita nel 2020, solo per vedere i suoi fondi negoziati in borsa crollare drasticamente nel 2021 e nel 2022. Si è ripresa in realtà per battere nuovamente e in maniera decisa il mercato azionario nel 2023. Ma nel 2024 sta cercando di andare a scovare nuove aziende per battere nuovamente l'S&P 500. Chiaramente non smetterà mai di provarci, perché questo è l'obiettivo in generale dei fondi di investimento. ARK Invest nell'ultimo periodo ha pubblicato le sue transazioni alla fine di ogni giornata di negoziazione. Quindi sappiamo esattamente cosa sta comprando Katie Wood e di cosa si sta liberando. Nel momento in cui sto registrando questo video, ragazzi, ARK Invest ha pubblicato di aver acquistato queste tre aziende che secondo me sono molto molto interessanti e andiamo a dare uno sguardo più da vicino per capirle meglio. La prima azienda che andiamo a vedere oggi, ragazzi, è Roblox Corporation, che prezza 31,45 dollari per azione rispetto al massimo storico raggiunto a novembre 2021, è in calo del 77%. Parliamo di un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 20 miliardi di dollari e un volume medio giornaliero scambiato di 8 milioni di azioni. È quotata sul New York Stock Exchange, è stata fondata nel 2004, il suo CEO è David Baszucki, ha sede in California negli Stati Uniti e conta quasi 2.500 dipendenti. Cosa possiamo andare a dire di questa azienda? Giovedì scorso, ragazzi, le azioni di Roblox sono letteralmente crollate del 22% dopo aver pubblicato risultati finanziari deludenti. Questo è stato un fortissimo campanello d'allarme per Katie Wood, che ha sfruttato al massimo il ribasso per andare ad incrementare la sua posizione in questa azienda. I ricavi in realtà sono aumentati del 22%, raggiungendo gli 801,3 milioni di dollari nel primo trimestre, alimentati da un aumento del 19% delle prenotazioni per quanto riguarda gli ordini. Questo è ovviamente un progressivo passo indietro rispetto all'aumento del 30% su base annua che Roblox aveva registrato a febbraio 2024. Ma le prenotazioni in realtà sono arrivate appena prima della comunicazione dei dati agli investitori e quindi il timing è stato sbagliato dall'azienda. Roblox ha quindi registrato una perdita di 0,43 dollari per azione
ma è stata anche una perdita migliore di quella che i professionisti di Wall Street si aspettavano di vedere. La guida, infatti, ha fatto inciampare lo sviluppatore della piattaforma di gioco online per un problema proprio di simultaneità dei dati che dovevano arrivare. Al momento, Roblox potrebbe aver registrato in realtà un flusso di cassa libero record di 191 milioni di dollari nel primo trimestre, ma si vede che questo scenderà tra i 16 e i 23 milioni di dollari nel trimestre successivo. Si prevede anche che le prenotazioni diminuiranno drasticamente nel secondo trimestre e inoltre il team di management ha rivisto le sue previsioni per l'intero anno. Ha migliorato però le previsioni precedenti per entrate e perdite nette, ma l'unica cosa che ha colpito gli investitori, almeno in prima battuta, è stato un sorprendente calo nelle previsioni sulle prenotazioni. Chiaramente una piattaforma è valida tanto quanto il suo coinvolgimento nella crescita degli utenti e il previsto rallentamento delle prenotazioni diventa fondamentale da analizzare. Guardando indietro, il primo trimestre però, a mio parere, è stato un successo. Roblox aveva infatti ben 77,7 milioni di utenti attivi giornalieri, con un aumento del 17% rispetto all'anno scorso, e questi sono dati pubblicati. I pagatori unici medi mensili sono aumentati del 13%, arrivando a 15,6 milioni. Sarebbe sicuramente stato meglio vedere il numero di account paganti superare la base di utenti complessiva, ma questo non è un problema. Bisogna infatti tenere molto sott'occhio queste tendenze. Chiaramente sta succedendo qualcosa con le previsioni di prenotazione per il 2024 che stanno andando a scivolare al momento nella direzione sbagliata. Ma ritengo, ragazzi, che questa sia solo una battuta di arresto che potrebbe facilmente essere superata nel corso dei prossimi trimestri. La seconda azienda che vediamo oggi è Accolade Inc., che prezza 7,21 dollari ad azione. Rispetto al massimo storico raggiunto a dicembre 2020, è in calo dell'88%. Parliamo di un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 565 milioni di dollari e un volume medio giornaliero scambiato di oltre 700.000 azioni. È quotata sul Nasdaq, è stata fondata nel 2007, il suo CEO è Rajeev Singh e conta 2.400 dipendenti. In questo caso, ragazzi, a differenza di Roblox, Accolade ha registrato un rialzo nelle ultime giornate di trading ed è ancora però in calo. Quest'anno lo specialista delle prestazioni sanitarie Accolade ha perso quasi il 40% del suo valore azionario, ridotto di oltre la metà rispetto al picco di 4 mesi fa. Almeno 5 analisti di Wall Street hanno infatti tagliato il loro obiettivo di prezzo sulle azioni dopo che Accolade ha pubblicato risultati fiscali deludenti per il quarto trimestre consecutivo di quest'anno, 2 settimane fa. Ha registrato infatti una perdita maggiore del previsto e le sue previsioni di fatturato per il nuovo trimestre erano in realtà un po' più leggere. Chiaramente uno dei 5 analisti era Richard Close di Canaccord, ma rimane comunque ottimista sulle azioni questo analista. Ha sottolineato infatti come il titolo abbia subito forti svendite per diversi anni consecutivi e come storicamente si sia ripreso nel corso del tempo. Ovviamente questo non è il solo dei riconoscimenti per Accolade. Anche KTVood, infatti, vede il prezzo attuale su questa azienda un ottimo punto d'ingresso per iniziare a puntare per una crescita futura. Il terzo titolo che vediamo oggi, anch'esso molto molto interessante, ragazzi, è Intellia Therapeutics Inc. Prima di analizzarlo, però, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo anche e vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste 3 azioni. Ma torniamo al video per analizzare l'ultima azienda. Intellia Therapeutics prezza 24,46 dollari per azione rispetto al massimo storico raggiunto a settembre 2021.
è in calo dell'86%, ha una capitalizzazione di mercato che sfiora i 2,5 miliardi di dollari e un volume medio giornaliero scambiato superiore al milione di azioni. La sua quotazione è sulla borsa del Nasdaq. È stata fondata nel 2014. Il suo CEO è John Leonard, ha sede in Massachusetts negli Stati Uniti e conta oltre 500 dipendenti. Cosa possiamo andare a dire di questa azienda? L'ultima che analizziamo, infatti, è Intellia Therapeutics, che nelle ultime giornate è stata in aumento dell'8% dopo il proprio aggiornamento finanziario delle trimestrali. Il titolo, però, ha perso quasi la metà del suo valore nell'ultimo anno, quindi si qualifica sicuramente come un'azienda che è stata venduta. C'è da dire, però, che questa azienda ha registrato entrate più forti e un deficit inferiore al previsto. Ma non è che questa sia una notizia di rilievo in questo momento. In qualità di specialista nell'editing genetico, Intellia Therapeutics ha il fortissimo potenziale a lungo termine per alcune delle sue potenziali terapie. Questo perché queste terapie, ragazzi, sono in fase di sviluppo avanzato. E tutto questo è molto allettante per gli investitori pazienti, poiché si vanno a superare, dopo una prima fase, gli ostacoli della sperimentazione in fase clinica. Dovete sapere che Intellia Therapeutics ha chiuso il trimestre con ben 953 milioni di dollari in contanti e titoli negoziabili. Quindi il tempo è dalla sua parte, poiché una o presto due delle sue promettenti terapie attraverseranno studi chiave di fase 3 che la maggior parte degli analisti ritiene possano essere superati in misura agevole proprio per i risultati ottenuti nelle fasi precedenti di sperimentazione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!